Hola chicos, con tanto entusiasmo siamo tornati dopo circa 2 anni con Spyro 2 Gateway to Glimmer, grazie ad un mio amico che me l'ha regalato per il compleanno. E quindi torniamo facendo Sorgente Idoli, perché la terza parte di Foresta d'Estate, del mondo Foresta d'Estate, dovremmo farla un po' più in là, per completarla al 100% Foresta d'Estate. Parliamo col personaggio che si chiama Gli idoli che abbiamo scolpito Bob il hanno Caposquadro. preso vita, ci hanno chiuso fuori dai templi e hanno rubato il nostro cibo. Niente, dobbiamo semplicemente andare da questi idoli di legno, questi tronchi di legno, dare un colpo di fiamma e proseguire avanti per il livello per prendere il talismano del livello Sorgente Idoli. Adesso Spiro può andare sott'acqua perché ha pagato la quota di 500 gemme a Riccone e qui noi facciamo esattamente questo: andiamo sott'acqua, prendiamo queste gemme sparse nel lago. E faremo la prima parte di una sfida. Le chiamo sfide, lo sapete ormai, chi mi segue lo sa. È sfida per arrivare a prendere una sfera verde. Abbiamo preso tutte le gemme, controlliamo. Perché spesso accade che succede che a fine livello mancano poche gemme e siano cercate in tutti i livelli. Ok, a posto. Quindi andiamo in questa galleria, in questo tunnel, a fare la prima parte della sfida puzzle. E parliamo con Barry, Mi hanno rinchiuso qui con il gli attrezzi caposquadro. e le teste degli idoli giganti. Non lasceranno entrare gli operai se non risolviamo i 3 puzzle che ci hanno proposto. Il primo puzzle consiste nel far diventare gialli tutti i blocchi. Se hai problemi, torna da me e parlamene. Grazie Barry, ma noi problemi non ne avremo, in quanto è semplicissimo. Dovete semplicemente saltellare negli angoli, nei blocchi che stanno agli angoli. Uno, due, tre. E 4, fatto. Spiro, ce l'hai fatta! Lo sapevo! Incontriamoci allo stagno per la prossima sfida! Andiamo allo stagno. E mentre andiamo allo stagno, proseguiamo col livello ovviamente, prendendo le gemme, sconfiggendo i nemici. Questo con un bel, ecco, quadrato. Anche questo ovviamente. Invece quelli là senza lo scudo con un colpo di fiamma. Così. Qui sotto non si può andare, in questo ruscellino. Andiamo avanti. La fatina è il checkpoint. Quegli scudi metallici. Sì, lo sappiamo, grazie. Vi ricordo che quando si distrugge un nemico, la sua anima andrà a aiutare un potenziamento. Cioè si potrà aprire, creare un potenziamento che servirà a Spiro nel livello. Qua c'è una vita. Mangia Sparks. Ok. Guardate lì sopra cosa c'è. Ci sono gemme da prendere dopo. Ma io mi sono scordato il fatto di andare nello stagno. Scusate, ragazzi. Niente, sono completamente rincoglionito. Perché la seconda. Abbiamo perso tempo. Vabbè, la seconda sfida puzzle era esattamente qui. Ecco, niente, sono rincoglionito. Eccoci qua. Questo idolo dice di essere arrabbiato e non sarà contento fino a quando non avrai. Insomma, dobbiamo far arrivare i pesci blu e i pesci arancioni dentro la bocca dell'idolo, fino a 10. Beh, ecco, ho sbagliato, adesso me ne toglie. Ecco, infatti, me ne ha tolti tutti e 3. È la fretta. Quindi, ricordatevi, pesci blu e arancioni. Ogni tanto non si fa canestro. Perché uno si accorge dopo, come questo, il colore, mannaggia.
se fanno il saltino fuori dall'acqua a basso, è più difficile per Spiro e per noi. Se lo fanno più alto come questo arancione, si vede un po' in anticipo. 5. Ah, stavo toccando il cerchio. Ah, questo è stato basso. Sette. Ah. Dai, ne mancano solo tre. Due. Uno solo. Ecco fatto. Ok, Spiro, resta solo un passo. Incontriamoci alle pietre colorate per l'ultima sfida. Ecco, io mi ero confuso che il secondo puzzle era quello là delle pietre colorate. Niente, andiamo avanti. Vabbè, comunque abbiamo già tolto i nemici, preso le gemme, quindi possiamo direttamente correre e svolazzare verso l'ultima parte della sfida puzzle. Grazie, le due. Ecco qua, questa è l'ultima parte. Facciamolo subito, dai. Ci togliamo il primo pensiero. Se salti su queste pietre nell'ordine giusto, risolverai il puzzle. Io posso solo dirti da quale pietra iniziare. Poi dovrai cavartela da solo. La sequenza è esattamente questa. Prima questo. Poi questo. Poi questo. No, ecco. Mannaggia, ora prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, ok. E infine questo, ecco fatto. Oh, torniamo indietro, mannaggia, sotto l'acqua. Vabbè. Bel lavoro, Spiro! Sei intelligente per essere un drago! Tutto quello che devo darti è questa cosa lucente che ho trovato nella nostra cassetta degli attrezzi. Questa cosa lucente a Spiro serve. Sono bellissime le sfere. Grazie, ne abbiamo 10. Oh, possiamo di nuovo correre verso dove eravamo rimasti. Mannaggia, che ho perso tempo prima che mi ero confuso. Uccidiamo questo, ma non ho controllato se qua ci sono gemme da prendere. Evidentemente no. Sì, qua. Due. E altre due qua. E questa è la fine del livello. Prendiamo il talismano. Spiro, sei coraggioso! Se mai volessi un lavoro, abbiamo un posto per te qui! Nel frattempo, voglio che tu abbia questo talismano! Forse così facile per arrivare ad avere un lavoro. Talismano sorgente idoli è semplicemente un idolo di cristallo verde. Adesso andiamo qua, che c'è qualcosina da prendere. Vai Spaz, prendi quello che devi prendere. Ah, se non ricordo male non c'è niente qua alla fine del ruscelletto. Vediamo. Ecco, infatti non c'è nulla, come ricordavo. Adesso andiamo in un posto per fare un'altra sfida per prendere la sfera. Nel frattempo ovviamente prendiamo tutte le gemme.
Ecco, il posto dove prendere la sfera è esattamente questo. Allora, parliamo con la tizia. Vabbè, prendiamo con questa cesta. Parliamo con la tizia qua che è incatenata. La ragazza Kula! Stella, la ragazza Kula! Ora che il potenziamento supercarica è attivo, puoi caricare i piedistalli e mandare in mio aiuto le ragazze Ula. È attivo perché abbiamo distrutto parecchi nemici per attivare appunto il potenziamento, quello che vi ho detto poc'anzi. Allora, non è difficilissimo, basta fare un po' come i serpenti, destra, sinistra. Ed è già fatto. Ora fanno le ragazze Ula la danza della pioggia, che faranno in modo di causare un bel fulmine e di distruggere l'idolo. Guarda, la danza della pioggia delle ragazze Ula ha fatto esplodere l'idolo. Ora posso dedicarmi alla danza come ho sempre sognato. Prendi questa sfera, ti aiuterà durante i tuoi viaggi. Grazie, Stella. Ecco, 2 su 2, quindi la parte delle sfere l'abbiamo completata. Adesso manca il talismano, l'abbiamo preso, mancano le gemme. Quindi andiamo in giro con il quadrato, correndo. Dovremmo aver preso tutto. Qua giù. Ciao ragazze Ula, io me ne vado. Ora andiamo a svolazzare di qua e di là. Ora dovrebbe esserci il razzetto, eccolo, perché non ce ne siamo accorti, non ve l'ho neanche detto, ma guardate cosa c'è lì. Aspettate, ok. Lì giù in fondo c'è. Non devo fare cavolate. Spiro. Lì giù in fondo c'è questo. Non so come chiamarlo. Come lo volete chiamare? Non lo so. Un qualcosa che contiene gemme, tante gemme. Le altre sono sott'acqua, andiamo a prenderle. E in teoria dovrebbero essere le ultime gemme. Ecco, infatti ho detto in teoria, invece non è così. Perché non... Evidentemente ho scordato qualche gemma sparsa. Mannaggia. Non so dove. Allora devo andare alla ricerca della gemma o delle gemme. Vediamo quante ne mancano. 4. Ragazzi, ne mancano 4. E quindi possono essere 2 gemme verdi o 4 rosse, oppure 2 verdi e 2 rosse. Non sappiamo dove sono. No, scusate, 1 verde e 2 rosse, in caso. Vabbè, qui non ci sono. Ok, quindi andiamo avanti. Allora, vediamo un po', controlliamo per bene. Qua neanche ci stanno. Vediamo qua. Neanche qua. Non vorrei che fosse nel lato alto del livello, quindi svolazzando da un posto all'altro. Qui non ci sono perché qua è semplice vederle. Ah, eccole qua. Sarà allora una da 2 e l'altra pure da 2. Quindi ragazzi, con qualche piccolo mio mancamento nel senso di ricordo, perché ci gioco da anni a questo gioco, vi dico di vederci al prossimo video di Spyro 2 Gateway to Glimmer. Ciao a tutti!